io sono amico di Mario Segni da tanti anni e, come noto, sono sostenitore di un'alleanza democratica che comprenda l'UDC per il futuro del paese. Non sono sospettabile di essere sotto questo profilo un pericoloso estremista. Vorrei usare un aggettivo blando. La posizione dell'UDC di Segni e Sardegna è vergognosa, per loro innanzitutto. E credo che noi daremo una grande mano loro, diciamo, liberandoli da questa vergogna, nel senso che il risultato di Cagliari sarà un incoraggiamento ad uscire da una condizione che secondo me è onestamente insostenibile, di essere supporto del colonialismo berlusconiano. Quindi ci sono, come vedete, molte ragioni per essere qui e poi, secondo me, anche noi siamo il maggior partito dell'alternativa. Maggior partito dell'alternativa significa una piena assunzione di responsabilità e in particolare credo è importante che noi siamo visibili nel sostenere i candidati che non sono candidati del Partito Democratico. Io oggi ho voluto fare sono stato capolista a Napoli nelle ultime elezioni perché c'era una situazione drammatica. Ma ho preso anche il 33% dei voti, ma questo non è un problema. Ho voluto fare un'intervista al mattino per dire sì a De Magistris senza condizioni e mi ha fatto molto piacere essere qui, perché io penso che la responsabilità del maggior partito dell'alternativa è essere in campo, non per i propri colori, diciamo, ma per i colori dell'alternativa. E i colori dell'alternativa sono quelli che sono scelti dai cittadini. Questa città è stata fatta una scelta, il risultato elettorale ha dimostrato che i cittadini, quando scelgono, hanno filtro, cioè hanno puntato su una soluzione innovativa, vincente, su una candidatura in grado di creare entusiasmo, di mobilitare il mondo giovanile, eccetera, e noi siamo in prima fila, questo con un'assoluta convinzione. Tra l'altro, in un paese che purtroppo non è un paese per giovani come il nostro, diciamo, in cui prevale una chiusura nei confronti del mondo giovanile, il fatto che una persona, un uomo giovane, insomma, si faccia strada con la sua forza è un segnale molto positivo. Direi che è un messaggio importante al di là dei confini dell'isola. Quindi queste sono le ragioni per cui siamo qui, siamo anche fiduciosi naturalmente, ballottaggio dove conta molto la personalità del candidato, dove le cordate dei candidati, delle liste, eccetera, hanno un peso minore e un voto anche per la sua natura più libero, io credo che possiamo guardare con fiducia, se non vuol dire che bisogna impegnarsi in questi giorni, innanzitutto lui, diciamo. Ma insomma, credo che è una scadenza alla quale si può guardare con ragionevole fiducia.